vediamo se riusciamo ad aprire sta porta. Nevica. Buongiorno, buongiorno. Dobbiamo vloggare assolutamente oggi. Dobbiamo vloggare perché Ale va nella neve. Sì, nevica. Finalmente. Io. No, ma secondo voi si può uscire in queste condizioni? Sì, ovvio che si può, ovvio, ovvio. Stai fermo. Mamma. Dire cosa c'è? C'è la neve. C'è la neve, amore. Cosa c'è? Non hai freddo le mani? Vedi che hai le ditine rosse. Dove è andata? Non hai tutta bianca, Bu? Nevica, amore, la tua prima volta. Cosa c'è, Ale? La neve! Eccolo, eccolo! Cara... Cos'ha, Bu? Neve, sì! Bisogna tenere sui guantini! Che nevica! Oh, senti che musica! Tutto bianco, meraviglioso! Quanto bello è! Quanto bello è! Bene, fatta la doccia, adesso andiamo a fare un po' di spesa. Quando Ale si sveglia, perché si è addormentato, si è divertito un sacco fuori nella neve. Anche se ce n'era poca, poi stasera lo riportiamo a giocare. Che bello, eh? Tutto bianco. Dio, che meraviglia, finalmente. Cioè, il top sarebbe stato il giorno di Natale. Però è bellissimo. Sono piena di raffreddore, non ho assolutamente voglia di truccarmi. Ale sta ancora dormendo, io sono ancora nella finestra, sulla finestra della cucina che guardo fuori, ma non è andato a spalare un po' di neve. Che bello! Io vorrei fare un pupazzo di neve. Sì, lo so che ho quasi 30 anni, manca poco i 30 anni, però che bello è con il proprio bambino uscire, fare il pupazzo di neve, giocare a palle di neve. È la cosa più bella del mondo, secondo me. Vediamo se questo ce la fa. Non so, si prendono i macchinoni e dopo non sanno guidare. Stai a casa se non sai guidare. Prenditi un triciclo, no? Prenderti il SUV. Cazzo. No? E dai. Veramente sembra che... sotto le festività, le domeniche, sabato, i sabati e le domeniche aprono le gabbie, non so. Sta a casa, stai a casa, fai un favore a tutti, stai a casa.
Quanto ti piace giocare nella neve? Tacca, amore. Tacchia. Tacchia. Non sta. È bello giocare a palle di neve, ma no, dentro casa! Ah! No, no, ma che... Ma tienilo là! Cazzo! Dai! Non ti sembra di essere dentro un presepe? A me sì. Non vedo né due da meglio, Maria e neanche Giuseppe. Tanto meno il caminetto che va. Beh, a me sembra di essere dentro un presepe. Bene, Ale si è svegliato, adesso andiamo a fare la spesa. Tu stai qua al caldo vicino alla stufa, sai, Rudy? Dai, ci vediamo dopo, andiamo a fare la spesa. Ciao, ciao. Vai su tu. Ciao. Continua a nevicare. Come fai te con la pancetta in mano? Eh? Cosa c'è fuori, amore? Eh? Sant'Anna, cosa stai facendo? Eh? Cosa stai facendo lì dentro? Fai vedere la maglietta nuova che ti hanno comprato a mamma e papà. Col cagnolino che va con la slitta, si vede? La slitta! Io sto mangiando biscotti! L'hai nascosta tu! Hai nascosto la lemon soda del papà! Quanto ti ama mamma? Ma cosa fai lì? Cosa fai vicino alla stufa? Guarda che ti bruci, eh! Non so cosa si vedrà, adesso stiamo andando a Schio, che voglio vedere se riesco a trovare un paio di semilag vista la temperatura, e poi andiamo a mangiare da mia suocera. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo con la crema della nonna? La nonna ci prepara i tortiglioni con la salsa. Sedete. Ragù bianco con i funghi. Ale! Quanto? Poco ragù bianco. No! Poco? Poco ragù bianco. Quanto che avevo? Beh, ma secondi se no! Mia mamma. Cos'è che ha detto? Guarda il babero delle nonne. Che bel babaro che c'è la nonna! Vuoi un altro? Dirti? Ma finché tardi! Attenzione, attenzione, attenzione! Chiudi, chiudi, amore, che alle mamme non piacciono le porte aperte, bravo! 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 Eccoci a casa! Eccoci a casa! Ciao, ve lo metto! Adesso andiamo a mettere il pigiamino, a bere il latte e a fare le linee nanne le gnocche! Chi c'è qua? Ecco la Bu! Ciao, amore, visto se siamo arrivati. Scendete fuori a fare la pipì che sei tutta bagnata. Chi, amore? Dove è Ale? Dove è Ale? Boccini, mamma. Ciao, mamma. Di ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao. Ciao.